Ragazzi, buonasera, guardate dove siamo. Siamo a 2000 metri al rifugio Paradiso di Santa Caterina con la nostra Tesla Model 3. Perché cosa proveremo a fare stasera? Proveremo a dormire in macchina, avvolti dalla neve. Come state già vedendo, la macchina sta cominciando ad essere ricoperta, ci sono meno 6 gradi. Guardate per venire su che spettacolo, la neve dietro che si è completamente coperta, e guardate la figata delle auto elettriche. La neve è bianca perché non c'è sporco. Ci potrete prendere per matti, ma noi lo stiamo facendo per voi, per dimostrarvi come ogni situazione estrema può essere un'opportunità divertente con una macchina elettrica. E quindi siamo qua con il 86%, siamo partiti da casa con il 90%, il tempo di venire su, insomma, un 4% perso sulla salita. Ci sono meno 6 gradi e sono le 21:41. Adesso vi mandiamo a vedere come ci siamo organizzati. Ok ragazzi, allora, come avete visto nella clip precedente, dormiremo fuori al freddo con temperature sotto lo zero. Si prevede attorno ai meno 5, meno 7 gradi sotto lo zero, e metteremo alla prova tutta la notte la tenuta della batteria con climatizzatore acceso della Model 3. Adesso dobbiamo preparare il letto per dormire. La macchina è impostata come ricarica al 90%, gli mancano ancora 3 ore e 50 minuti per arrivare al 90% e sono le 5:52. Quindi adesso organizziamo tutto e ve lo facciamo vedere rapidamente come ci siamo preparati per questa notte, diciamo, un po' improvvisata. Ok, la Cami mi sta dando ordini su cosa fare. In due non ci staremo mai e torneremo a dormire comodamente in casa. Ecco come andrà a finire la serata. Però è morbido, morbido. Che altro è inclinato? Sarà divertentissimo, ragazzi. Diciamo che sicuramente la Model X si presta meglio per questi esperimenti con la Tesla, anche la Model S, infatti tantissime altre persone l'hanno già fatto, però noi non ci facciamo frenare perché non siamo né i primi e non saremo sicuramente gli unici a fare questo esperimento con la Model 3, perché tanti l'hanno già fatto, soprattutto in America. Nel frattempo 86%, continuiamo così. Abbiamo messo il lenzuolo, il piumone, proprio come se fossimo a casa. Ovviamente sappiamo che ci sono dei kit apposta con un materasso molto più comodo per poter dormire, però diciamo è una cosa proprio così improvvisata. Se vi state domandando qual è il senso di questa esperienza, diciamo nessuno, perché non ha un senso. L'unico scopo è divertirsi e provare una cosa diversa, e diciamo che potrebbe essere interessante mostrare com'è il consumo della batteria con il climatizzatore modalità camp sempre attivo, insomma, vedere come sarà la sua discesa. Allora ragazzi, diciamo che non c'è molto spazio per le gambe, complice questa parte qui della macchina, quindi se questa parte qua si potesse togliere ci sarebbe molto più spazio. Adesso che avete visto come ci siamo sistemati all'interno della macchina, vi facciamo vedere invece come ho deciso io di sistemare gli settaggi della macchina. È all'86% e ci sono meno 6 gradi. Ho impostato la modalità camp, che è quella che la Tesla prevede apposta per fare, diciamo, queste follie, e l'unica cosa che mi sono permesso di fare è togliere la modalità automatico del clima per impostarla sulla velocità 2 della ventola, perché lei tendeva a tenerla molto alta, e ho attivato anche la climatizzazione dei sedili posteriori, così insomma da riuscire a mantenerci caldi anche durante la notte. Penso che comunque abbasseremo a 19 gradi perché l'abitacolo alla fine è piccolo e insomma il caldo si sente.
neve sta cominciando coprirci. ad coprirci. Adesso noi cosa facciamo? Intrattenimento, Netflix, e ci guardiamo un bel filmettino a 2000 metri. Ok ragazzi, ho impostato la temperatura della macchina 19,5, ho la ventola rimane sempre 2 con l'83%. Adesso raggiungo la Kami che è già a letto. In realtà ci si sta abbastanza comodi. È un po' freddo onestamente giù là in fondo, No. Kami. Questa è la situazione. Qua abbiamo questo potente faro. Mamma mia, se la Cami non mi lascia dopo questa notte qua, basta, non mi lascia più. Noi adesso andiamo veramente a dormire. Fuori ci sono meno 7 gradi. Aiuto. Buonanotte, ragazzi. Ci vediamo domani o nel corso della notte. Non ho idea di quanto io riuscirò a dormire. Poco dopo, infatti, eccomi sveglio a cercare di capire quanti gradi ci sono fuori, quindi meno 8, e a vedere lo stato della batteria, 81%. Direi niente male per la prima oretta al freddo. Per chiunque si stesse domandando se lo schermo rimane acceso tutta la notte, in realtà no, dopo una decina di minuti passa in questa modalità e poi si spegne del tutto, basta un tocco per farlo riaccendere. Insomma, la notte è andata nei migliori dei modi, di nuovo sveglio alle 2:09 con meno 10 gradi fuori. Buongiorno ragazzi, Cami. Allora, ci siamo svegliati ora, sono le 7:37 circa, ci siamo svegliati 1-2 minuti fa e la macchina è al 65%, la temperatura esterna è di meno 11, ma durante la notte Madonna. è andata anche molto più sotto, non ho ripreso, ma si sentiva che era più freddo di meno 11 perché non riusciva a tenere caldo, cioè non è che ti lasciava al freddo, però io avevo impostato 20,5 gradi alla fine e non riusciva a mantenerli. Poi ho notato che molto lo tiene davanti come caldo, cioè fa fatica a farlo arrivare dietro. Comunque, insomma, una perdita del 19% di batteria in queste condizioni, onestamente, sono molto molto soddisfatto. Circa 10 ore a queste temperature è nevicato, tant'è infatti che le nostre orme qua fuori sono state praticamente coperte. Vedete, si è formato il ghiaccio interno. Penso sia l'umidità, anche qua si è ghiacciato. Boh, allora mi sembra Sì. un test interessante. Non so quante persone mai rifaranno questa esperienza qua, soprattutto al freddo. Lo consiglio di fare al caldo perché comunque alla fine siamo in una palla di vetro e sostanzialmente le dispersioni termiche sono tantissime. Da qui si sente, tant'è infatti che io banalmente ho messo la felpa qua per frenare leggermente. Sicuramente è una cosa che bisognerà un domani magari fare o comunque comprare. Sono i kit quelli che ti coprono i vetri con le protezioni termiche. Se uno ha intenzione di fare questa tipologia di esperienza più volte durante l'anno, soprattutto in climi freddi. E con quelli, secondo me, la macchina non dovrebbe avere alcun problema a mantenere la temperatura. E 65% con il simbolino della batteria fredda. Sono davvero davvero contento. Adesso facciamo colazione. Guardate che organizzazione la Kami, fazzolettini, tisana bella calda, che è rimasta appunto calda in questo thermos, ma è bollente. Fettina di torta che è già stata divisa in maniera, E qua. mi sembra, troppo equa. Cioè ci dovrebbe essere, cioè questa doveva essere molto più piccola, questa è molto più grande, però fa niente, per questa volta soprassediamo.
questa è la nostra postazione e adesso ci dirigiamo, per la gioia della Kami, ma onestamente anche per la mia gioia, ci dirigiamo ufficialmente verso casa. Partiamo con il 62%, ma perché siamo stati qua un'altra oretta tonda tonda. L'unica cosa che mi sento di dire, nevicando con il freddo, si sono ghiacciate tutte le parti qua, quindi dovete un po' stare attenti, magari batticchiare un po' per far aprire i finestrini, pur diciamo avendola lasciata calda. A questo punto non ci resta che ringraziarvi se avete avuto la pazienza, il tempo e la pazzia anche di guardare il video fino a questo punto. Vi invitiamo, da una Tesla Model 3 infreddolita, a lasciare un mi piace al video e soprattutto ad iscrivervi al nostro canale, che come avrete oramai capito ci aiuta a crescere e a portare sempre contenuti nuovi, anche un po' più pazzi, sul canale. Ciao ragazzi!